Signore e signori, buonasera a tutti, siamo qui per un nuovo episodio di questa bellissima serie. Un altro spettacolare episodio. Bellissimo, quindi io sono al turno 2. E signori e signori, eccoci qua. Allora, le evocazioni speciali ti permettono di evocare mostri sul terreno senza evocazione normale, tramite effetto di mostro resuscitato o altrimenti dei speciali descritti da evocare. Evocazione speciale, termine generato per tutti i metodi di evocazione che permette di evocare più di una volta per turno, perché siano soddisfatte determinate condizioni, a meno che non sia indicato diversamente sulla carta. Quando evochi specialmente un mostro, puoi scegliere di piazzarlo in posizione di attacco o difesa in qualsiasi zona. Hai schifo, hai schifo. Mi chiedo perché è riuscito a mettere due carte. Ah, ed era livello 3, è certo. Qua sono danni, non male. Bassato la musica perché era altissimo comunque, ragazzi. Cioè ci ho giocato, guerriere, ma un'evocazione.
E quindi? Così, per spot. Era confuso. Non male. È bella combattuta. E sto perdendo. Bot. Per ora non abbiamo subito danni. Abbiamo vinto. Forse. No, 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 non abbiamo vinto. Per poco. No, ho sbagliato. Vabbè. Abbiamo lo stesso vinto, non c'è che dire. E non male, ragazzi. Siamo migliorati un po'. Andiamo al prossimo duello. Tu sei inizia, giusto? Potremmo farlo. Tu parti per primo, parti per secondo. Vabbè, tu sei inizia e sia. Cosa sono gli effetti dei mostri? Oltre ai mostri normali con i bordi gialli, ci sono anche dei mostri dotati di effetti speciali che funzionano in modo simile alle carte magia e trappola. Ci sono molti modi di usare questi effetti dei mostri, non sono poi. Non solo puoi attivare e usare effetti come Mistrucco Holder, ma ci sono anche effetti che puoi usare più volte finché il mostro è sul terreno.
Madonna. Ah, mannaggia. Questo sì che è confusante. Me l'ha coperta. Ah, beh, poco più mi dicevano. Hai schifo, nero. Hai rotto le pizze. Ah, cacchio. Ok. Quindi non posso. Sì, ho capito. Basta! Oh. Fammi l'evoluzione allora. Ma tipo non me ne frega un cacchio? Oh. Ma non me ne frega niente di sta cosa, toglimela! Va, vaffanculo. Ma io attaccherei prima con questo. Poi con questo. Sarà, non posso riattaccare, che palle. È un fatto.
ora secondo me si può fare uno e due. Ah, ma ne richiede tre, non avevo letto. E allora no. Più due mostri. Due. Allora vai a cacchiare. Niente, passiamo alla battaglia. Ma tua sorella. Ma tua sorella. Questo computer qua inizia ad essere tosto. Quindi questo è un attacco. Questo. Aia, che male. Eh sì, che lo attivo. Ah, beh, ora lo uccidiamo. Più o meno. Ma se ne dubbi. E allora no, tua sorella, passo in battaglia e attacco. Ah, quindi non aveva carta trappola, pensavo fosse una carta trappola. E invece no. Non male, abbiamo vinto ancora. Ok, stiamo migliorando. Stiamo migliorando, dai, non male, non c'è che dire. Io direi di prenderci un pacchetto.
What the fuck? Occhi blu, occhi azzurri. Ah, sì, apostolo. Ora sì che si fa sul serio. E niente, ragazzi, il mio deck si sta ancora potenziando, forgiando con tutte queste carte qua. Il potere del drago sarà famelico. Io direi anche subito di metterla. Un tuner e un mostro normale. Un tuner. Normale, ok, mostro normale. Non c'è un tuner. Ok, incantatore tuner effetto. Quindi ci serve uno di questo per evocare questo. Un tuner più un mostro normale. No, non è tu. Ok, è facile farlo. Non c'è che dire. Ci può stare. Ah, ce l'ho già. E niente. Bah, il mio mazzo secondo me è un po' migliorato. Posso fare lui e mettere così questa. Ok, a posto.
A posto, abbiamo fatto. Ah, di signor Dino. Oh, vi salvo ed esci. E niente ragazzi, io auguro una buona serata a tutti e noi ci vediamo prossimamente per un prossimo video. Ciao!